Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende. Buonasera. Un 28enne di origine magrebina, ha le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di 500 grammi di cocaina. I militari hanno rilevato il panetto nel bagagliaio dell'auto dell'uomo, perquisito durante un'operazione di controllo stradale lungo via Circonvallazione Nord-Est. Plauso di Confindustria Ceramica per la risoluzione bipartisan approvata dal Parlamento europeo, contraria alla concessione dello status di economia di mercato alla Cina. Per il presidente dell'associazione, Vittorio Borelli, si tratta di un passo importante nell'indirizzare gli orientamenti della Commissione europea e del Consiglio su un tema vitale per l'industria e per i lavoratori del settore. Un grattavinci da 10.000 euro è stato staccato alla tabaccheria Ansaloni di via Cavallotti. A vincere l'importante cifra, un ambulante sassolese. Passiamo allo sport. Grande attesa per l'ultima sfida di campionato quando Sassuolo si giocherà al sesto posto in Europa contro l'avversario che in passato lo ha fatto soffrire di più. Ecco le parole di mister Di Francesco alla vigilia di Sassuolo-Inter, prevista per domani sera alle 20.45. Dobbiamo andare un pochino a completare quella che è l'opera, quello che abbiamo fatto quest'anno. Prima di tutto dobbiamo pensare alla vittoria e cercare di mantenere il sesto posto. Poi la storia la dobbiamo ancora aspettare, se voi parlate di Europa League, perché dobbiamo attendere anche la partita tra Juventus e Milan. È ovvio che la cosa più importante in questo momento è cercare di mantenere, come ho detto prima, la stessa posizione, e dobbiamo fare di tutto per farlo, perché abbiamo costruito qualcosa di importante, le basi per fare, per crescere, per migliorarci. Il risultato di domani per me sarà molto importante. Io penso che il Sassuolo in 3 anni, da dove arrivava, da quello che è il nostro percorso di crescita, penso che stiamo facendo qualcosa di grande. Piazzarsi al sesto posto, pensando agli anni precedenti, è un grandissimo percorso di crescita. Se poi tutti vogliamo pensare ancora a Leicester, ragazzi, è difficilissimo ragionare in questo modo per tanti motivi, e sarebbe abbiamo troppo poco tempo per poterne parlare, per poter andare a fondo un po' quello che è il calcio inglese e il calcio italiano. Era un po' una sindrome da Inter di cui ce ne siamo liberati, e abbiamo fatto negli ultimi periodi degli ottimi risultati con l'Inter. Se andiamo a guardare alla fine le gare che abbiamo fatto, ci siamo ripresi un pochino quello che abbiamo lasciato per strada in precedenza. All'inizio stagione, quando Squinzi ha chiesto 10 punti in più, sembrava quasi una provocazione, invece adesso viene da pensare che fosse parte già di un progetto, insomma. Beh, il dottore è ottimista. A me fa piacere lavorare con persone positive. Ritengo che questo ambiente abbia bisogno di positività, abbia bisogno di qualche tifoso in più, abbia bisogno di essere incoraggiata anche nei momenti di difficoltà. E nello stesso tempo, quello che stiamo vivendo quest'anno penso che sia qualcosa di straordinario. Il dottore ci stimola giorno dopo giorno, anche quando lo chiamo. È contento, ma non è mai contento. E condivido il suo modo di fare e di pensare. Grazie per essere stati con noi, per questa edizione è tutto, arrivederci a lunedì. A Formigine, in via Matteotti all'angolo con Piazza Italia, Pinti vi offre le migliori specialità di pesce. Convenzioni con le aziende.